Era una delegazione del comune di Coriano guidata dal sindaco Domenica Spinelli si è recata a Roma a parlare con il ministro all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare Sergio Costa. Il tema era proprio quello dei rifiuti dell'inceneritore, tra l'altro con alcune proposte che sono state fatte al ministro tramite una lettera, la terza, che gli è stata consegnata. E allora ci facciamo spiegare bene come è andato questo incontro ieri, quali sono state le reazioni del ministro, quali le proposte presentate dal comune di Coriano, proprio dal sindaco Domenica Spinelli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno tutti. sindaco, trasferta romana, si torna con quali risultati? Adesso è difficile andare al ministero e trovare subito dei risultati immediati, però insomma un dialogo che è già partito tra l'altro da tempo. Infatti, in realtà il dialogo è costante tra tutti gli enti, perché poi io non faccio differenza. In coerenza con quello che avevo detto a fine novembre, avevo mandato questa richiesta, di presentare lo studio sia in provincia che in regione e al ministero. Quindi al ministero ci siamo andati ieri, in regione ci andiamo la prossima settimana, la provincia di Rimini non pervenuta riguardo allo studio Nimore. E incontrerò il presidente della provincia a fine mese sulla istituzione del registro dei tumori, perché poi l'impegno è a tutto tondo. Diciamo che l'incontro di ieri è stato molto positivo perché, come appunto abbiamo già dichiarato, noi è la terza lettera che scriviamo al ministro, però in tempi celeri ci hanno contattato e abbiamo avuto 2 ore di incontro. Dove c'era sia la parte tecnica e quindi i due tecnici preparatissimi da parte del Ministero, ma anche la ricercatrice, la dottoressa Ferrari, che è venuta con noi a spiegare, insomma, gli obiettivi e i risultati dello stesso studio. Quindi un impegno serio e concreto, devo dire, ringrazio per la disponibilità, perché poi in realtà uno studio di questo tipo fatto da un comune dove c'è l'inceneritore può essere solo una opportunità per chi ha delle leve maggiori come il Ministero. Noi ci candidiamo ad essere un comune sperimentale. Io ci tengo a sottolineare che ho parlato di Coriano, non solo dell'inceneritore. Coriano, così come è stata definita da tanti la pattumiera della provincia, perché ha tante realtà impattanti dal punto di vista ambientale, io sono partita da questo. Quindi ho invitato il ministro e tutta la parte tecnica del ministero a venire a visitare Coriano, una città splendida che però appunto ha queste realtà impattanti. E quindi da lì sono partita per porre quelli che sono gli obiettivi. Ho detto che abbiamo speso per questo studio insieme al comune di Riccione, che ci tengo appunto a sottolineare, che ha condiviso con noi il percorso sin da 2 anni fa. Abbiamo speso 40.000 euro a testa come comuni e ho spiegato che però abbiamo bisogno anche di fare degli ulteriori studi e quindi la richiesta proprio tecnica ma anche molto pratica di un finanziamento ministeriale per poter fare degli altri studi. E quindi con gli obiettivi importantissimi che partono dal più autorevole, che è quello di aggiornare i limiti delle emissioni degli impianti di incenerimento, perché in realtà sono datati, per cui lì ci vuole un percorso normativo che non può fare il comune, non può fare la provincia, ma deve fare il ministero. Assolutamente, infatti diceva Mimma ha trovato comunque la competenza anche di tecnici del Ministero su questo ambiente. È chiaro che quando ci si confronta con tecnici di nazionali che quindi hanno probabilmente insomma, in mente anche tante altre situazioni in Italia, forse anche più problematiche della nostra qui in provincia, è chiaro che magari dà anche uno sguardo diverso. Loro come hanno colto? Cioè, sentono anche loro la preoccupazione rispetto al tema inceneritori, quindi vedono effettivamente la necessità. Ora è chiaro che poi è una valutazione politica anche quella di cambiare il range, insomma, degli inceneritori stessi, però è chiaro che la valutazione politica arriva da un'analisi di tipo tecnico. Immagino che non sia il primo caso il nostro che è all'attenzione del Ministero di situazioni in Italia dove, insomma, con i rifiuti ci si fa fatica a convivere, ce ne sono, diciamo, molte e sicuramente peggiori anche che rispetto a noi.
Sì, no, sicuramente quando c'è la competenza tecnica il ragionamento è fatto su dei livelli diversi. Esatto. Poi io stessa voglio dire, siccome non mi ritengo un politico ma semplicemente un amministratore attento ai problemi della città, preferisco fare incontri misti tecnico-politico, perché in realtà anche il cittadino è stato preso in giro più volte dai politici che dicono chiudiamo questo, apriamo quest'altro, senza un fondamento tecnico. Quindi io condivido l'approccio da parte del Ministero e ripeto, quando mi hanno telefonato per darmi l'appuntamento, noi siamo stati tutti contentissimi di avere un appuntamento misto tecnico-politico, perché questo cosa vuol dire? Due cose: innanzitutto la competenza e due l'indirizzo politico che è accanto alla competenza. E quindi quello che è la linea del ministro Costa, che abbiamo avuto il piacere insieme all'assessore Pazzale di incontrare ad Ecomondo, la sua linea è condivisibile, ma in realtà è quella linea che noi stessi portiamo avanti come giunta sin dal 2012, perché in realtà poi questo studio ha confermato quello che noi dicevamo già quella volta, che ambientalmente è più conveniente ridurre il numero degli inceneritori, per cui l'obiettivo principale anche di un comune come il nostro, che non è sicuramente una grandissima città ma che ha la realtà dell'inceneritore, è quello di puntare il dito verso questi aggiornamenti appunto delle emissioni degli impianti, perché le nuove direttive europee sono orientate al recupero di materia piuttosto che al recupero di energia. Per cui altro elemento fondamentale sul quale abbiamo parlato, quindi a livello così anche più ampio, è quella di un ripensamento dei vari piani nazionali di gestione dei rifiuti con un'autonomia regionale. Perché? Perché comunque sia la regione Emilia-Romagna, che è la regione come la Lombardia che ha investito di più appunto nell'impianti, non deve essere penalizzata rispetto a quelle regioni che invece non hanno investito. Quindi ognuno abbia una pianificazione che è del tutto regionale, quindi un'autonomia anche sui rifiuti. Poi ovviamente la conclusione anche della mattinata, ma molto positiva, è quella di porsi come proposta, è il mio DNA, il mio modo di fare politica, per cui è un'opportunità che abbiamo dato al Ministero ma che daremo anche alla Regione come spunto per rivedere magari anche il piano regionale tra 6 anni, quando la Regione ci rimetterà le mani, per predisporre insomma un percorso anche diverso. Cioè, insomma, in qualche modo volete essere un po' gli sperimentatori anche di un modo diverso. Come vi siete lasciati col ministro? E poi anche cosa questa richiesta di soldi, cioè, adesso dobbiamo essere per essere triviali, però diciamo che le risorse, quando si parla di nuovi studi, di nuove verifiche, insomma, servono anche dei denari che spesso le piccole amministrazioni fanno fatica a raccimolare. No, ma infatti io sono una donna molto pragmatica, quindi essere molto pratici parlando. In questi casi. Sì, molto pratici. Io, come tutti i cittadini, la grande maggioranza dei cittadini, non ne posso più di questo diremo, sentiremo, faremo, cioè la politica deve essere attenta alle richieste, quindi io ho sottoposto l'attenzione su Coriano, partendo dal fatto che Coriano ha un bilancio di 8 milioni di euro, in questo momento di crisi la crisi nei piccoli comuni è maggiore, quindi c'è gente che non riesce a pagare più neanche il minimo storico di tassazione, per cui gli ho detto che abbiamo fatto uno sforzo notevole grazie all'aiuto anche del comune di Riccione per fare questo studio, quindi abbiamo bisogno anche che il Ministero ci dia un finanziamento. Infatti nella lettera che io ho lasciato, nella parte finale, dico due cose: uno, comune sperimentale, però la possibilità di valutare dei finanziamenti ministeriali a sostegno di questi studi, ed è lo stesso che chiederò anche alla Regione, anzi ho detto questo, cioè l'opportunità, vista la correttezza da parte del Comune di Coriano, che affronta questo tema così come tanti altri temi, non in senso elettorale e ideologico ma in senso pratico, la correttezza vuole che i tre enti, quindi il Comune, la Regione e il Ministero, possano appunto mettere in piedi un progetto dove c'è una compartecipazione da parte di tutti per dare delle risposte ai cittadini, e questo chiedere anche alla Regione. Quindi insomma vi siete lasciati con delle proposte sulla questione, sindaco, insomma, lo diceva prima, del rivedere e aggiornare i limiti di emissione. Ha trovato un'apertura? Perché non so, cioè, perché quello chiaramente dovrebbe essere una scelta a carattere nazionale, vista la lunga Italia, visto che siamo molto lunghe, molto diversi anche tra un luogo e l'altro d'Italia, ha trovato un'apertura? Cioè, questi tecnici sono effettivamente, li ha visti propositivi oppure li hanno ascoltato? Allora, due cose. Innanzitutto
non ci siamo lasciati solo con la proposta, ci siamo lasciati con la proposta e con l'impegno da parte mia di inviare una relazione dopo l'incontro avuto con la Regione. E questo è un punto fermo ed è importante, secondo me vuol dire davvero attenzione e la voglia di intervenire. Poi ci siamo lasciati con l'impegno da parte loro, sia parte tecnica che politica, di venire a visitare Coriano e tutte le realtà impattanti, perché voglio dire, finché non si ha la cognizione di quello che è un territorio che vuole essere sperimentale per dare delle risposte, non si può fare dei ragionamenti. Invece sull'apertura di cui mi parlava, dei limiti autorizzativi, da un punto di vista tecnico loro sono ben coscienti del fatto che siamo molto indietro come a livello nazionale e quindi bisogna metterci mano. È chiaro che serve che cosa? Una volontà politica e qui adesso bisogna essere anche molto pratici. Noi abbiamo un governo che in questo momento è composto da due forze politiche che probabilmente hanno, ma anche evidentemente, insomma, hanno delle concezioni diverse rispetto al tema dell'ambiente, al tema dei rifiuti. Quindi io mi auguro che, ripeto, anche questa opportunità che il Comune di Coriano sta dando a livello nazionale possa essere oggetto anche di discussione tra le due forze politiche che sono il governo e, così come stanno facendo per altri temi, possano riuscire a dare delle risposte concrete ai cittadini partendo appunto da quelle che sono le richieste dei cittadini stessi. Penso che il ministro, almeno da tutto quello che io leggo rispetto alle sue dichiarazioni, voglia fare questo percorso. Io mi auguro che anche l'altra forza politica possa rispondere in questi termini. Quindi prossimo passo, incontro in regione, Mima lo ha già chiesto. Sì, la settimana prossima. La settimana prossima abbiamo già fissato l'incontro, perfetto. Poi daremo gli aggiornamenti. Ovviamente ci siamo sentiti col sindaco di Riccione, perché questo è un percorso che appunto riguarda non solo Coriano ma tutto il territorio della provincia, e mi aspetto delle grandi cose anche da parte del presidente della provincia. Anche con lui ho l'incontro fissato per fine mese per il registro dei tumori e vi dico una cosa in più. Ieri pomeriggio sono stato in Senato, ho parlato con il senatore Antonio Barboni, che è il senatore riminese, proprio sul tema del registro tumori, perché come sapete c'è stato a novembre, mi sembra, il passaggio in Senato dell'istituzione del registro dei tumori, della rete dei tumori, del registro dei tumori a livello nazionale. Quindi io già a novembre, subito dopo questa notizia, avevo scritto la lettera in provincia per essere anche lì il comune di Coriano insieme alla provincia, cominciare il percorso per istituire il registro dei tumori a livello provinciale. Perché no? I cittadini hanno bisogno di certezze, di concretezze e soprattutto di sapere che cosa respiriamo. Quindi in questo momento secondo me ci sono le condizioni per incominciare questo percorso.